Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo e Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita del campionato di seconda categoria Melitese Atletico Melicucco. È quasi tutto pronto, solito iniziale batti 5, le formazioni annunziate: Melitese, Manti, Meduri, Giuseppe Curneri, Vincenzo Curneri, Barrega, Costantino, Ida, Caracciolo, Candido, Latella e Aziz. In panchina a disposizione del mister Domenico Tripodi, detto Mimmo, Politano, Borruto, Vadalà, Surfaro, Minniti, Merri, Labate e Sergi. Atletico Melicucco alla destra dei nostri teleschermi, casacca interamente bianca, pantaloncini, maglietta e calzettoni, lato mare, con Piccolo, Seminara, Mazzotta, Napoli, Furfaro, Ruggeri, Guerrisi, Vecchie, Bellocco, Gianluca Scattarreggia, D'Agostino. A disposizione del mister, il mitico, leggendario Rolando Megna, Matteo Scattarreggia, Di Masi, Iemma, Morabito e Nicola Scattarreggia. L'arbitro è il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria. Si gioca in un pomeriggio con cielo semicoperto, qualche minaccia velata di pioggia. Vedremo poi se l'allerta meteo confermerà o meno le previsioni della vigilia. Diceva un tifoso nel campo per destinazione: datemi una partita di calcio e io sono felice, il pallone è la mia felicità. Pronti via, manovra la squadra di casa, poi andremo a dare un'occhiata allo schieramento tattico 4-4-2 iniziale, che può diventare 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Difficile vedere un tridente all'opera. In possesso di palla per Ruggeri, si proietta in avanti Mazzotta, recupera palla Guerrisi, palla recuperata dal portiere di casa Gabriele Manti, la sistema sul vertice destro dell'area, il suo rinvio, un colpo di testa da parte del laterale a sostegno Napoli e la palla torna a Manti, mette il pallone a terra, lo cede lateralmente al compagno di linea, finta e doppia finta con il 73 a Ziz. Muove, c'è un colpo di testa da parte di Costantino, blu dice l'arbitro, e allora Barrega lascia il compito Ida, perde palla, Barrega,
sul filo del pallo laterale, riesce a respingere Napoli, ma la rimessa sarà dei padroni di casa. 2 minuti e 35 secondi nel primo tempo a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Siamo in provincia di Reggio Calabria, sulla costa ionica, una trentina di chilometri dal capoluogo. Sempre 0-0. Sguscia fra 3-4 avversari come un'anguilla delle valli di Comacchio. Guerrisi. Attenzione, arriva il primo gol. Al terzo minuto, azione manovrata, difesa in bambola, vanno tutti a festeggiare l'autore del gol, che dovrebbe essere Vecchie. Almeno assegniamo la paternità a lui, poi chiederemo maggiori delucidazioni. Il risultato è cambiato dunque al terzo minuto del primo tempo. D'altra parte la vice capolista Melicucco vuole subito mettere le cose in chiaro. Cioè che il suo unico obiettivo è quello di sbancare il rettangolo del Maro Simone e ritornare nella sterminata piana di Gioia Tauro con 3 punti super preziosi in vista del rush finale. Ormai siamo addirittura d'arrivo, quindi una vittoria fuori casa avrebbe un enorme valore morale, ma farebbe anche classifica. E attenzione, perché arriva il secondo gol. E stavolta ha segnato D'Agostino al quinto, quindi dopo 5 minuti il risultato è in cassaforte. Ma non finisce qui, perché continuando di questo passo la goleada sarà praticamente inevitabile e scontata. Scontata sicuramente sarà la vittoria degli ospiti, che hanno più esigenze Caracciolo. Naturalmente la Melitese non ha nessuna intenzione di fare da cavia o sacrificarsi sull'altare degli interessi altrui. Cercherà appena possibile di rientrare in partita mettendo a segno almeno un gol. Vedremo un po', è stata colpita a freddo, 1-2 di Vecchie e D'Agostino, e la partita è praticamente finita ancora prima di cominciare. C'è tutto il tempo, naturalmente nega ora la regola del vantaggio. La Tella perde palla. Attenzione, punizione al limite, quasi sul filo dell'area di rigore, a favore della Melitese. Vedremo come capitalizzerà questa opportunità. Sull'out di destra, solito schema, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross. Le solite spinte e controspinte in area, l'arbitro è lì,
ci sono i 9,15 m. A differenza di tanti arbitri, ogni tanto se ne vede uno che fa rispettare la distanza per come prescrive il regolamento. Ha tentato la via della rete la formazione meletese e il colpo di testa ha superato abbondantemente la trasversale e nulla di fatto, sempre 0-2. Datemi una partita, diceva il tifoso di calcio, datemi il pallone e sarò l'uomo più felice del mondo. Eraclito, il filosofo, invitava a rimanere nell'impassibilità, adiaforia, eutimia, apatia e atarassia. Democrito, per ottenere la felicità bisogna liberarsi dalle passioni, Epitteto di Erapoli. Intanto c'è la prima sostituzione del match. Mister Rolando Megna ha mandato in campo i numeri, naturalmente spesso e volentieri non corrispondono e allora siamo noi a darli. Comunque una cosa è certa, il Melicucco, Atletico Melicucco, ha già effettuato la prima sostituzione dopo appena 9 minuti nel primo tempo, con il risultato in ghiacciaia 2-0 per gli ospiti. Se la prende con tutta calma il geniale Rolando Megna, grande giocatore degli anni passati e splendido allenatore. Superiorità numerica, entra in area, cross, intercetta un difensore, vediamo quale sarà la risposta. Circondato da nessuno, erano in quattro quelli del Melito, anzi della Meletese, però il disimpegno c'è, proprio uno scollamento, una aria di divano. Viene mandato gamba all'aria ora un giocatore di casa. Ancora un'altra punizione, questa volta però c'è il cartellino giallo. Nonostante i richiami di mister Rolando Megna, si continua a ciurlare nel manico, per cui l'arbitro ha estratto un cartellino giallo e va a contare i famosi 9,15. E facciamo il plauso a questo arbitro, il signor Alessandro Meduri di Reggio Calabria, che fa rispettare il regolamento. Non è che faccia chissà cosa, ma continua a sprecare le opportunità alla formazione di casa.
il passaggio all'indietro di Barrega, che riceve a sua volta ancora davanti, cerca di andarsene Costantino, non riesce a trattenere il pallone in campo una delle Spitfire della formazione di casa. Angelo Idà, giocatore interessante. Errore Caracciolo, cross sotto porta, non arriva per il colpo di testa, palla che finisce oltre la linea di fondo, nulla di fatto. 13 minuti e 50 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, sempre 2-0 per gli ospiti, al terzo Vecchè, al quinto D'Agostino. La reazione dei padroni di casa c'è stata, ma sbagliando mira e bersaglio non si va da nessuna parte. Anche qualche occasione facile Candido, dialogo tra sordi e muti. Quattordici minuti, quasi 15 nel primo tempo. Atletico Melicucco padrone del campo, giostra a suo piacimento, le geometrie sono precise, i servizi frequenti, i gol due fino a questo momento, ma una strana partita quella della Meritese, evanescente, inconsistente. Quasi inesistente. Due pallonetti deliziosi che hanno gonfiato la rete dell'incolpevole Manti, che nulla ha potuto. Ma non contento di ciò, il Melicucco cerca la terza rete e gliela nega però l'uomo ragno locale, va lungo e disteso e riesce a chiudere l'angolo di tiro. Contropiede Caracciolo, Barrega, nulla di fatto, scatta sul filo del fuorigioco Guerrisi, riesce a recuperare il pallone, è un bellissimo tiro, triangolazione perfetta, con tiro che ha sorvolato l'avversario e Melicucco vicino alla terza marcatura per merito c'è un numero 13 che da noi non risulta, quindi
Caracciolo, attenzione, ottima occasione, tiro, sbaglia Mire Bersaglio. Era la Tella, si è presentato con ottima scelta di tempo da solo davanti al portiere, ma il suo tiro è passato lontano dai pali della porta difesa da Piccolo. 18 minuti nel primo tempo, sempre 2-0. Vai con Liscio. Ci mette una pezza Costantino in pallo laterale. Insiste in avanti la formazione ospite, il laterale a sostegno Napoli, un tiro dalla lunga distanza, respinto dal portiere, porta sguarnita, non riesce a chiudere, ottiene solamente un calcio d'angolo. È stato tempestivo l'intervento del difensore esterno che ha evitato la capitolazione. Contro ordine compagni, rientra in campo Angelo Idà che aveva subito una botta. Palla che spiove verso il cerchio del centrocampo, la recupera il Melicucco che si trova a meraviglia. Infatti il risultato arride ai colori pianigiani, siamo sul 2-0 ma potevano essere 3 e 4. La Meritese ha avuto una reazione che ha portato gli avanti locali alla conclusione dalla media distanza con identico risultato rispetto al primo. Palla che si impenna, entrano in tre. Cerca di impossessarsi del pallone, esperienza e di classe Ciccio Candido, uno dei migliori. Palla in pallo laterale all'altezza della tre quarti quando sono passati 20 minuti nel primo tempo. Al Saverio Spinella di Mileto Portosalvo è sempre 2-0 per gli ospiti, autori del gol, dei gol Vecchie e D'Agostino. Almeno abbiamo assegnato questa paternità. Manovra ancora la formazione ospite. E avanza spesso con 4-5 giocatori. Finta e doppia finta. Cerca di andarsene. Gurner ma commette fallo, sanzionato e battuto. Sono 7 giocatori. Sulla tre quarti avanzano altri 2 e siamo a 9. Un missile terra-aria sganciato dalla rampa semovente è finito nel campo delle fave, dove un tempo erano piantate appunto
delle fave ed è rimasto poi nell'immaginario collettivo della tifoseria questa denominazione. Cerca di insidiare con Barrega. Era Giuseppe Gurneri, uno dei due. Tentativo di autorrete fallito. Calcio d'angolo. 21 giocatori nella metà campo avversaria significa che la Meridese abbia tutta la buona volontà di accorciare le distanze. Ha avuto con Latella una ottima occasione, purtroppo ha difettato nella precisione. Parte il cross. Attenzione, regalo Pasquale, ma non viene sfruttato, cerca il fallo, non abboccano i difensori, controcross. Il colpo di testa era del solito Latella e la precisione è uguale a quella di prima. Sempre 0-2, quando sono passati 24 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo. C'è una pioggia di palloni, l'arbitro stabilisce quale debba essere quello giusto, si può proseguire. Il colpo di testa era stato di Meduri e un altro di Caracciolo che si arrampica sui pioli della scala per andare a Melicucco in avanti. Cincischia e svanisce l'opportunità, ma non c'è nessuna fretta perché il risultato è in cassaforte. Questo significa che possa giocare a suo piacimento Caracciolo. Palla persa, la differenza è nella cabina di regia, non è il caso di suonare il Requiem de Profundis se non una marcia funebre di Frédéric François Chopin, ma fino a questo momento non sembra che la squadra possa impensierire. La formazione della piana di Gioia Tauro, l'atletico Melicucco che conduce tranquillamente tra virgolette, ma non per questo rinuncia all'offensiva e magari ha la possibilità di segnare il terzo gol. Spiove un pallone, lo insegue Caracciolo, stop di Latella verso Caracciolo, circondato da un paio di avversari, nulla può. C'è una ripartenza dalla parte dell'out di destra. Gurnari, non si chiude il triangolo, ottimo l'intervento della difesa rocciosa, una muraglia cinese, un vero muro di Berlino, praticamente insormontabile, insuperabile. Finisce ancora a terra Angelo Idà, col destro che non è il suo piede, perde palla Gurnari.
tutto regolare. Il passaggio non è stato preciso. La rimessa laterale è per la formazione di casa. Ci avviamo verso la mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, 28 minuti. E il risultato non accenna a schiodarsi dallo 0-2 per merito di Pecchiè e D'Agostino al terzo e al quinto minuto. Melitese gelata. Gurnari, Barrega, ancora Gurnari, entra in aria, solo davanti al portiere, opta per il cross, cerca di andarsene, forse vuole conquistare un fallo dal rigore, non abbocca, svanisce l'opportunità, bastava fare le cose semplici invece di cercare chissà che cosa, e stavolta il rigore c'è. Ingenuità difensiva. Non ci sono proteste. Rigore sacrosanto. E Candito ha l'opportunità di riaprire il match. Piccolo e Candito, uno di fronte all'altro, la rincorsa è breve, fischio arbitrale, tiro, rete, tiro centrale, in questi casi il portiere si butta da una parte nella speranza di intercettarlo. Al trentesimo dunque la Melitese rientra in partita. Ha insistito Gurnari nella speranza che il pesciolino abboccasse all'amo, è riuscito a ottenere il suo scopo, cioè un calcio di rigore ingenuo perché era quasi sulla linea. E ora tutto può succedere perché nel pallone si sa. Arriva con un attimo di ritardo per la deviazione a rete, vicinissimo al 3-1 il Melicucco, Atletico Melicucco. Non si sono aperti gli airbag, quindi Caracciolo, il suo cross, si muove bene nello stretto Gurnari, uno dei due sono Giuseppe e Vincenzo. C'è tutto il tempo per rimediare, siamo sul 2-1, 32 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. L'Atletico Melicucco sta vincendo con pieno merito, visto che oltre ad aver messo a segno due gol abbia anche sfiorato la marcatura in almeno un paio di circostanze. Fino a questo momento Melicucco padrone del campo, la Melitese ha cercato in qualche modo
di opporsi, di inventarsi qualcosa, è riuscito infatti il Team Dream di Mimmo Tripodi a conquistare un calcio di rigore che ha permesso alla sua squadra di rimanere in partita. C'è ancora il secondo tempo e parte del primo, quindi tutto può essere rimediato. Oggi manca il bomber, goleador del campionato, Vincenzo Zaccone, per cui mister Tripodi è stato costretto a rimaneggiare la formazione, soprattutto in avanti, dove si fa sentire l'assenza di un uomo d'area, un uomo di peso, come il bomber Zaccone. I triangoli funzionano meglio, rettangoli, equilateri, scaleni, isosceli. Quando c'è l'intesa perfetta, Ciccio Candido è l'ipotenusa, Zaccone e Pansera i cateti, ne discende il teorema di Pitagora: in ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente all'unione dei quadrati costruiti sui cateti. Intanto siamo giunti al 34esimo, c'è un giocatore a terra, il gioco è fermo, accorre l'arbitro, accorre il massaggiatore, accorre il guardaline, compagni avversari sono intorno al giocatore rimasto infortunato. Nel corso della precedente azione arriva caracollando anche il massaggiatore con la sua magica bomboletta spray, in grado di compiere miracoli. È la bottiglietta che passa di bocca in bocca. L'occasione buona per dissetarsi. Siamo ormai entrati in primavera, anche se il tempo fa le bizze e i capricci, un giorno piove, un altro esce il sole. Buone notizie per i farmacisti che si fanno il portafoglio a fisarmonica. Imposta ora la Meletese, il sinistro di Manti, il lancio verso la tella, non aggancia Gurnari, ci mette una pezza Costantino, palla in fallo laterale all'altezza della tre quarti. Quando sono passati 36 minuti al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, sempre 2-1. Regola del vantaggio, la tella, Gurnari, lancio per Caracciolo, ingaggia un duello Caracciolo, per l'arbitro è fallo. Svanisce l'opportunità per Caracciolo, uno dei giovani più interessanti che ha ancora tutta una vita davanti per migliorare, per maturare. Attenzione, deve uscire Manti sui piedi di un attaccante lanciato a rete e Melicucco vicino alla terza marcatura, qualora ce ne fosse bisogno di rimarcarlo. Sta facendo ciò che vuole il Melicucco. Gurnari, Meduri, palla in palla laterale, 37 i minuti, 2-1 il risultato. Tunnel,
conquista una rimessa laterale l'esperto Ciccio Candido, capitano della formazione locale. La risposta dei padroni di casa c'è stata, il gol pure, siamo sul 2-1, partita riaperta e tutto può ancora succedere. Non è calcio spettacolo, ma pur sempre una partita gradevole, giocata a viso aperto sugli opposti fronti, senza timori reverenziali né sudditanze psicologiche. La diversità di classifica impone alla vice capolista, cioè l'Atletico Melicucco, di non perdere terreno rispetto ai cugini della Cinque Frondese che capeggiano il girone di seconda categoria. Gurnari, Barreca, Scintille. Ma non c'è nessuna puzza di zolfo o di nitrato di potassio fino a questo momento. Il bon ton, il savoir-faire, il regolamento viene applicato, l'educazione c'è, la cavalleria pure. Non si segnalano episodi di wrestling o di altro tipo. Imperversa, intuisce tutto l'Atletico, in questo caso poi spreca tutto in malo modo Meduri. Aspettava l'inserimento del compagno che non c'è stato e allora Mazzotta in coppia con Morabito la palla sta per terminare oltre la linea di fondo. La recupera la difesa, cincischiano un po', portano il pallone a spasso, poi Candido in posta sul settore di sinistra, un lancio verso la tella, si smarca e riceve palla Costantino. Semina il panico, si libera di tre avversari, ma non del quarto, che gli soffia la palla e la mette in fallo laterale. Uno slalom degno di Alberto Tomba, con tre o quattro avversari seminati come birilli. Scivola, Gurnari. Cerca di porre rimedio Capitan Candito, si abbracciano i due. Fallo laterale, si incarica Mazzotta, gliela soffia Candito, se ne va in slalom, viene affrontato però da Iron Man Napoli. Punizione per gli ospiti. Il piattone sinistro in avanti, il colpo di testa da parte di Guerrisi, un altro di Napoli.
si smarca e riceve Mazzotta, il suo tiro cross, l'urlo tarzanino da parte di Gabriele Manti che attanaglia il pallone, osserva il piazzamento dei compagni, lo mette a terra e quindi lo spedisce col suo piattone in direzione di Latella. È scattato sul filo del fuorigioco come Pippo Inzaghi ai tempi d'oro. Meduri, il lancio in avanti. L'intervento di Meduri che spazza come lo spazzaneva Cormayer, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Gurnari, non è preciso il servizio per Latella, può liberare la difesa avversaria, recupera palla Meduri, cerca di andarsene, subisce fallo non rilevato, nemmeno questo. Ormai siamo in conclusione dei primi 45 minuti di gioco, 44-10, sempre 2-1. Esterno destro, non ci sono problemi per Manti, muove di qualche passo, mette il pallone a terra e col suo piattone sinistro cerca di mettere in movimento i compagni a Barrega, perde palla. E per poco non arriva il gol del 4-1, 3-1, pardon. Avrebbe avuto l'occasione del terzo e quarto gol la formazione ospite, ma ferma il gioco l'arbitro, ci sono due giocatori a terra, Latella si è rialzato, lo farà probabilmente anche il giocatore pianigiano. Ruggeri, ormai si attende solo il duplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro. Intanto è rimasto a terra il giocatore infortunato e non accenna a rialzarsi, lo fa ora mentre Megna sta caracollando lungo l'asse maggiore del campo, pronto a rituffarsi negli spogliatoi. Sembra più serio del previsto l'infortunio occorso a Ruggeri. Zoppa zoppa Gallinella, esce dal campo e l'arbitro allora può fischiare la ripresa del gioco. Un tiro cross che supera tutti i compagni avversari, pure la trasversale, nulla di fatto. Si perde tempo, ma oramai la fine del primo tempo è nell'aria. Sempre 2-1 per i gol di Vecchie e D'Agostino per gli ospiti e di
Candido su calcio di rigore per i padroni di casa. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Il risultato arride ai colori dell'Atletico Melicucco 2-1, ha diretto Alessandro Peduri di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.